quando sono arrivato stamattina all'Elba ho visto un bel manifesto, ti faccio i complimenti. Portoferraio, città di Cosimo I e di Napoleone. Cosimo I ha fatto gli Uffizi, Napoleone ha fatto il Principato all'Elba, e il fatto che gli Uffizi portano all'Elba quadri e statue per illustrare i 200 anni dalla scomparsa di Napoleone Bonaparte non può che essere più calzante e appropriato di come Eike Schmidt poi l'ha realizzato. Va sottolineato una cosa, perché nella sua modestia Eike non l'ha detto, ce l'ha detto solo prima in privato, ma io ritengo debba essere detto con esplicitamente, perché è la testimonianza dell'affetto e della partecipazione che ci ha messo il direttore di Uffizi. Rivoluzionando un po' i canoni tradizionali qualche mese fa, anzi qualche ormai più di un anno, lui ha detto con molta chiarezza che il progetto Uffizi diffusi si sarebbe concretizzato per portare opere che sono nei depositi, legittimamente nei depositi, perché la collezione della Real Galleria degli Uffizi, così si chiamò quando fu aperto ai tempi di Pietro Leopoldo, non più gli uffici delle magistrature, come erano secondo l'indicazione di Cosimo I gli Uffizi, uffici, ma invece una galleria d'arte che era stata consolidata dal figlio di Cosimo, il Granduca Francesco, come era stata poi nel tempo portata a compimento da Ferdinando, che è costretto a dismettere gli abiti talari di cardinale per sostituire il fratello dal Granduca, lui che viveva a Roma a Villa Medici e nei mercatini antiquari comprava di tutto, allora si comprava comodamente le statue romane o ellenistiche, e quindi Ferdinando portò tutta quella grande collezione di statue e di opere d'arte che derivavano dalla sua esperienza romana. Insomma, i Medici l'avevano poi consolidata come galleria d'arte, ma fu proprio Pietro Leopoldo a trasformarla ufficialmente in Real Galleria degli Uffizi. Ecco, è evidente che gli Uffizi hanno un grande patrimonio di opere che nel percorso iconografico non ci stanno e conseguentemente sono nei depositi. Il principio fondamentale di Schmidt nel parlare di Uffizi diffusi erano queste opere che sono nei depositi, ma sono molto belle, che magari erano state fatte vedere in alcune manifestazioni artistiche che si erano tenute alle Reali Poste, si chiamavano allora i mai visti, e ricordo quanto eravamo a Firenze rimasti colpiti dal vedere esposte queste opere mai viste e che erano così belle. Ecco, gli Uffizi diffusi di Eike Schmidt, cioè queste opere le mettiamo o con mostre temporanee o con mostre permanenti in altre località della Toscana. Il resto, la filosofia degli Uffizi, fin dalla sua costituzione, nascono gli Uffizi per dare gli uffici il passaggio dal Ducato di Firenze al Gran Ducato di Toscana, quindi nascono per la Toscana, e conseguentemente ecco che le opere che sono nei depositi le facciamo vedere attraverso logiche e storiche connessioni in realtà della Toscana. E quella di oggi è la prima che si svolge come mostra temporanea in questo progetto. Ma lui non vi ha portato opere che sono nei depositi, vi ha portato opere che sono esposte agli Uffizi, temporaneamente sostituite da altri. Quindi, insomma, devo dirvi che per un direttore di Uffizi è una grande testimonianza e lo voglio ringraziare, perché poi naturalmente io lo dico per il mio amore per l'Isola d'Elba, ma lo dico anche perché poi so che questo è un progetto fondamentale per la Toscana, perché significa poter utilizzare quel giacimento culturale che è a Firenze, è la Galleria degli Uffizi, in una dimensione che è di promozione, di valorizzazione turistica per la Toscana. Questo progetto parte un po' dall'Isola d'Elba, perché Eike ha presentato 5 mostre temporanee che si svolgeranno quest'estate nel territorio della Toscana, come quali Poppi, quali Castiglione Fiorentino, quali Anghiali, ma la prima che parte è questa, e conseguentemente è molto importante l'occasione di stamani. Si lega a Napoleone, è bellissimo, perché guardate, è stato controverso il secondo centenario della